Ora si registrerà la conferenza. Benissimo. Buonasera a tutti. Iniziamo la seduta di Consiglio Comunale oggi 10 giugno 2021. La parola al dottor Coscarelli per l'appello. Prego, dottor Coscarelli. Grazie Presidente, buonasera. Carina Roberta. Presente. Pozzoli Emanuele. Presente. Corbetta Alessandro. Corbetta Alessandro. Romano Flaviano. È assente giustificato. Riva Paola. Presente. Bruscagin Davide. Bruscagin Davide. Duca Giovanni. Presente. Cacciatore Alessandro. Presente. Tolotta Massimiliano. Presente. Merazzi Gianluca. Presente. Gatti Vittorio. Presente. Cazzaniga Sergio Gianni. Cazzaniga Sergio Gianni. Presente. Tettamanzi Maria Giovanni. Presente. Villa Fabrizio. Presente. Cattaneo Andrea. Presente. Maddaloni Stefano. Presente. Alfieri Piero Angelo. Presente. Corbetta Alessandro. E Bruscagin Davide. Presente. Ecco. Presente Corbetta, Bruscagin Davide. Presente, ci sono. Presidente, abbiamo 16 presenti e assente Romano Flaviano. E gli assessori, Gallenda Ermo. Casiraghi Luciana. Presente. Fusco Barbara. Presente. Riva Alcide. Vai. Presente. Viviane Luca. Presente. Sono tutti presenti i nostri 5 assessori. Presidente. Grazie, dottor Coscarelli. Allora, speriamo di avere meno problemi della volta scorsa con le linee, ma vedo che già con gli audio abbiamo un po' di difficoltà. Dai, speriamo di cavarcela prima che salti tutto. Allora, passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno. Vede l'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30 aprile 2021. Avete ricevuto tutti i verbali, non abbiamo, almeno io personalmente non ho visto nessun di cose che non andavano, se c'era. Ah, ecco, consigliere Tettamanzi doveva dire qualcosa, prego. Solo una piccola precisazione rispetto a come viene riportato un mio intervento. A pagina 5 del verbale è stato trascritto che abbiamo ricevuto 364.000 euro per misure urgenti di solidarietà alimentare. In realtà sono 164.000. Ho rivisto il video e riascoltato l'audio. Siccome ho parlato un po' sottovoce, probabilmente non si è sentito bene. Comunque sono 164.000. Perfetto, grazie. Facciamo presente e vediamo di fare la correzione. Ecco, chiedo se possiamo comunque approvarlo così, tenendo presente che faremo questa correzione, se non ci sono problemi, il resto andava tutto bene. Benissimo. Allora, passiamo alla votazione. Dottor Coscarelli, prego. Carina Roberta.
Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Ruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Dolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cattariga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Unanimità, Presidente. Grazie, grazie dottor Coscarelli. Ora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione tra il Parco regionale della Valle Lambro e i comuni di Barzago, Barzanò, Pesana in Brianza, Bulciago, Cassago Brianza, Cremella, Monticello, Renatte, per la gestione del parco locale di interesse sovracomunale agricolo della Valletta, periodo di validità decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 31/12/2022. La parola all'assessore Luca Viviani. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera ai consiglieri e agli assessori presenti. Allora sì, oggi andiamo ad approvare lo schema di convenzione del Parco della Valletta, a meglio d'accordo con il Parco del Lambro. Il Parco Agricolo della Valletta nasce nel 2007, viene poi integrato e implementato da altri comuni nel 2003 e implementato nel 2007. Allora, la valenza di questo accordo è fondamentale, ritengo sia fondamentale, perché è un elemento di cesura e di cucitura, una cerniera tra il Parco della Valle dell'Ambro e i parchi legati al nord nelle chiese. Allora, brevemente, non starò qui a narrare tutta la storia, noi andiamo a sottoscrivere la convenzione del PLIS in accordo con i vari comuni, Barzago, abbiamo detto, Barzanò, Bulciago, Cassago, Cremella, Monticello e Renate. Cioè sembra che siamo completamente fuori territorio, nel senso che se vogliamo Renate rimane in provincia di Monza e Brianza e il resto sono comuni delle chiese, ma appunto per questo che ha una valenza importante nel suo utilizzo, nella sua ricucitura, nella sua cesura del territorio, che diventa ancora più importante in una proiezione in futuro sviluppo delle attività il sindaco la chiama la bicimontana. In realtà diciamo che è una mobilità dolce che ci potrà permettere di raggiungere tranquillamente e in pace, in tranquillità, con qualunque mezzo, se passeggiando, di corsa o in bicicletta, o addirittura ho visto anche delle proposte alcuni maneggi di proporre dei percorsi a cavallo per raggiungere in tranquillità alcune zone assolutamente belle. Non starò qui a narrare le bellezze del territorio del PLIS, diremo solo che cosa noi andiamo ad approvare, a convenzionare, ad attivare una convenzione che da lungo tempo il PLIS chiedeva. Perché non siamo andati subito? Perché si attendeva comunque sia di avere un incontro, un riscontro con la direzione del parco. Noi ad esempio, noi come PLIS ci siamo ritrovati l'ultima volta il 24 di marzo con il conduttore D'Ambrosio, che praticamente gestiva la parte economica per il parco, per la Valle dell'Ambro, e comunque sia abbiamo fatto presente
l'analisi dei costi che noi abbiamo affrontato, giusto per darvi un'idea di come sono investiti i nostri soldi. Il Comune, ad esempio, di Besana interviene per una quota parte fondamentale, perché noi interveniamo per un terzo del valore dei conferimenti da parte del PLIS. E così come è stato definito nell'incontro fatto con il PLIS, tra i colleghi del PLIS della Valletta, a noi abbiamo già investito in questa maniera, cioè già l'ipotesi è educazione ambientale per 2021, ovviamente, abbiamo previsto 8.000 euro, manutenzione ambientale e stampa cartografica siamo su altri 3.000, manutenzione svolta dal parco 3.000, attività di promozione presso scuole e altre strutture 1.000, supporto specialistico 4.000, cioè sono praticamente gli esperti ambientali che intervengono a supporto delle nostre attività, spese, ristoro spese del parco sono 5.000 euro, per un totale di 27.000 euro previsto. La cosa buona, se si vuole, che comunque sia, avendo il PLIS e il parco buone capacità di gestione, abbiamo, tra virgolette, utilizzato, verranno utilizzati questi fondi come rimanenza precedente, vale a dire che noi per quest'anno, come bravi padri di famiglia, si dice una volta, abbiamo risparmiato le risorse, per cui ciò che noi avevamo in cassa l'anno scorso li spenderemo quest'anno senza dover conferire ancora economie al parco. Vuol dire che Besana risparmierà 9.000 euro, ma altri comuni risparmieranno le loro quote parte. Sembrano poche, ma in realtà, ad esempio, per i colleghi, io parlavo con i colleghi di Barzanò, risparmiare 2.000 euro per loro era qualcosa di importante. Ripeto, non sto qui a rileggere tutta la convenzione perché sarebbe lunghissimo e particolare. Per chi la conosce, diciamo che cosa cambia rispetto alle precedenti convenzioni, che si punta soprattutto per la salvaguardia del territorio. Qui c'è un passaggio fondamentale, soprattutto alle associazioni del territorio ambientaliste. Non si va a individuare una figura specifica, ma si apre alla opportunità e alla possibilità di varie associazioni presenti sul territorio, diciamo di caratteristica ambientale, di potersi dedicare alla tutela, previo invito, previo bando per le loro offerte, in modo tale che possano intervenire alla manutenzione. Quest'anno, ripeto, il PLIS non è stato comunque sia fermo nelle mani legate, ma si è attuato ad esempio sulla ricostruzione di alcuni passaggi su fontanili, sostituzione di ponticelli e quant'altro. E in più, è una cosa fondamentale, una vigilanza attenta sulle presenze sul territorio all'interno del PLIS. Sono state segnalate più volte presenze di motociclisti, motocrossisti, a cui sono stati segnalati sia alla polizia locale sia all'arma dei carabinieri, perché è ovvio che non possiamo passare i sentieri protetti riservati in motocross, io anche a me piacciono le moto, il motocross, però non posso passare su di un sentiero e rovinarlo con le gomme chiodate o comunque gommate in questa maniera. Per cui, tornando al discorso, noi stiamo attenti e abbiamo chiesto alle associazioni del territorio di dare un'attenzione soprattutto a quelle associazioni che hanno una conoscenza storica diretta dei luoghi e dei soggetti all'interno del PLIS. Altro passaggio fondamentale: noi ci incontriamo quattro volte all'anno, il prossimo dovrebbe essere il 2 di giugno. Contemporaneamente a questo mese, il presidente del parco, il neo presidente del parco, ha già chiesto di incontrarci noi come rappresentanti del PLIS. Allora, stiamo definendo delle giornate, dei momenti che possa essere coincidente un pochino per tutte le amministrazioni, perché chi è assessore o chi è sindaco svolge altre attività, per cui stiamo cercando di trovare una giornata che sia utile e di mediazione tra tutti, ma anche lì avremo un incontro con il presidente del parco, che è una necessità, perché dopo 2 anni di attesa abbiamo anche noi da portare alcune proposte.
proposte che vorremmo poi dopo, adesso le dobbiamo ancora definire, per cui è inutile che le accenno qui in consiglio, perché comunque sia sono punti di mediazione legate al, comunque sia, alle attività legate soprattutto, se vogliamo, detta in questa maniera, a ciò che avverrà in Lombardia nei prossimi anni, cioè legati alle Olimpiadi, legate a percorsi di enogastronomici, percorsi naturalistici, a riscoperta di luoghi che comunque sia devono essere fatti conoscere ai turisti in genere. È un'ipotesi che se ne era già parlata già l'anno scorso all'interno del PLIS, per dire valorizziamo le nostre realtà, seppur piccole, seppur magari marginali, a tante altre realtà, in modo tale che comunque sia noi valorizziamo il nostro territorio, perché molti, qualcuno di voi sicuramente l'avrà fatto questo percorso, ci sono dei sentieri assolutamente interessanti, assolutamente belli, che andrebbero riscoperti, e soprattutto sono ben mantenuti dalle associazioni volontarie, per cui questa è una cosa fondamentale e noi rendiamo merito a loro. L'aspetti diciamo finanziari, ecco, cosa dobbiamo dire? Ecco, fondamentalmente le attività del PLIS legate all'associazione ambientale, ma sono e soprattutto legate alle attività di educazione ambientale alla scuola. Qui non risulta l'atto, ma l'anno scorso, come due anni fa, il PLIS attraverso le associazioni ambientaliste ha fatto, se non ricordo male, circa 86 interventi sulle scuole di Besana. Non sono 86 o 64, comunque sia, queste sono le dimensioni, interventi sulle scuole di Besana a vari livelli, dalle elementari e fino ad arrivare alle medie. Vuol dire che abbiamo un'attenzione diretta delle associazioni e vogliono portare l'informazione dell'ambiente sulle scuole, per cui devo dire che è un'azione assolutamente meritoria. Poi cosa si aspetteranno? La manutenzione ordinaria e straordinaria, abbiamo già detto, dei sentieri. Sarà necessario adesso una riapertura dei sentieri, perché poco frequentati, in ambito di pandemia non ci si poteva muovere, oggi come oggi, me lo potrà confermare anche qualche consigliere di quelli che camminano moltissimo, no? Ecco, sta già sorridendo, vero? Ecco, per cui è alla riscoperta di certi percorsi, bisognerà rendere pervi certi sentieri che sono stati, comunque la natura si è ripresa possesso di nuovo certe situazioni, dovremo renderle ovviamente fruibili, organizzare poi, saranno poi le scuole, io spero il prossimo anno, a portare fuori gli studenti in vari percorsi, fino adesso l'associazione ambientalista sono venute all'interno delle scuole, io spero veramente che si possa organizzare gruppi in uscita così come era l'anno scorso, per poterli portare a visitare lo stagno piuttosto che il bosco, piuttosto che anche portarli anche al ciliegio, quando è fiore naturalmente. Comunque sia, fare scoprire ai bambini, ai ragazzi, quella natura ambientalista che con cui tutti noi c'è e poi magari nel tempo si disperde. Altri eventi, speriamo di poter organizzare altri eventi sul territorio. Purtroppo sono mancati in questi due anni proprio perché non si poteva organizzare. Ma speriamo che oltre a poter portare gli studenti a qualunque livello fuori dalle scuole, possa anche essere un elemento di, come dire, attrattiva anche per i cittadini. Percorsi che magari, non so, anche serali in bicicletta, percorsi così, non è che voglio andare a richiamare l'idea del balla coi lupi, però voglio dire anche quello è un percorso, la scoperta dei percorsi serali della Brianza, non certo da qui fino al lago di Como, certamente no, ma in zona sicuramente si potrà fare delle belle esperienze. E tutto questo ovviamente con il supporto di specialisti e con la gestione amministrativa coordinata da parte del PLIS. Noi ci siamo trovati e abbiamo sinceramente, li ho conosciuti poco dopo la mia dopo poco che è nascita dell'amministrazione Pozzoli, ma ci siamo trovati effettivamente a lavorare su un idem sentire, nel senso che qualunque, non ci siamo guardati che colore sei,
ma abbiamo guardato in che direzioni noi dobbiamo muovere la cultura ambientale. E la cultura ambientale, permettetevi, non ha un colore preciso, non ha colore, anzi, è legata alla sensibilità del cittadino. E su questa ci siamo trovati veramente in un unico pensiero. La durata è stata fissata per il 31-12 del 22. Questo perché? Perché era anche difficile riuscire a definire, fare una programmazione a lungo termine, definire anche le economie da investire in una situazione pandemica che c'è stata fino a oggi, se si vuole. Si spera, le notizie che ci danno settimana prossima, che la Lombardia diventi zona bianca, e con questa situazione potremo sicuramente avere delle diverse e maggiori programmazioni. Però diventa difficile. L'unica cosa che possiamo dire è che con questa programmazione, con questa approvazione della convenzione del FLIS, diamo avvio e diamo un'accelerata a tutte quelle situazioni che leggermente si sono rallentate. Ripeto, i comuni di Monticello, Bulciago, Barzanò, Barzago e Renate hanno già approvato. Stiamo tutti noi aspettando l'approvazione da tutte le amministrazioni per poter dopo ritrovarci, coordinarci e finalmente metterci intorno a un tavolo e definire una programmazione che ci possa portare a uno sviluppo fondamentale. La programmazione fondamentale che noi riteniamo è una lettura che ci porti a settembre, con l'inizio della scuola, trovare quelle risorse, quelle iniziative, quei percorsi che comunque sia sono già in embrione. Mi ricordo addirittura nel 19 ne avevamo parlato prima che scoppiasse la situazione pandemica e si era già trovato un piano di movimentazione per lavorare. Purtroppo di tutto è saltato, ma vedremo sicuramente di attivarci per dare una svolta ambientale. La struttura del PLIS secondo me è una struttura importante e da sostenere, perché è un elemento, se vogliamo, più piccolo all'interno del parco della Valle dell'Ambro, ma coeso nelle sue direzioni. Il Parco della Valle, il Parco dell'Ambro, diciamo brevemente, ha tante iniziative e tante realtà. Noi invece che siamo una spina che si innesta verso il nord della Brianza, anzi in pieno cuore di Rianzolo, siamo fuori della discussione dove inizi la Brianza, dove finisce la Brianza, eccetera, 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 però effettivamente è un percorso che ci porta direttamente nelle prealpi lecchesi, voglio dire, per cui non vogliamo allargare e allargarci su percorsi manzoniani, questo no, però sarebbe anche interessante, chi ha fantasia potrebbe anche muoversi in questa direzione. Detto questo, io non ho voluto leggere pedissequamente la convenzione, perché sicuramente l'avrete letta tutti quanti, perché come buoni consiglieri l'avrete letta. Per cui siamo qui eventualmente per dare dei chiarimenti oppure dire semplicemente è un buon documento, è un documento che si reitera storicamente, non so cos'altro dire. Grazie Presidente, grazie consiglieri per l'ascolto. Grazie Assessore Viviani. La parola al consigliere Cazzaniga. Prego consigliere Cazzaniga. Grazie Presidente, buonasera. Noi anticipo che voteremo favorevole a questo punto all'ordine del giorno. Siamo a rinnovare appunto questo accordo con il parco per la gestione del PLIS della Valletta. Come già detto dall'assessore, faccio presente che Besana entra nel 2007 durante una nostra amministrazione, proprio perché, come dire, intende collegare direttamente il Parco della Valle dell'Ambro da un punto di vista ambientale al Parco del Curone, cioè fa un collegamento praticamente ovest-est molto importante. Aderiscono nel 2007 insieme Besana in Brianza e Renate e portano il numero attuale di comuni che appartengono a questo a questa associazione, a questo PLIS del Parco della Valletta.
Devo dire che pur con dei limiti ovviamente legati alla pandemia, le attività scolastiche, posso comunicarvi che sono continuate, perché alcune attività possibili, non tutte perché alcune ovviamente non si potevano fare, sono state comunque svolte in questi anni, proprio per dire che come dire, un'attenzione ai temi, diciamo così, educativi e ambientali, questo PLIS li sta portando avanti ancora con convinzione. È proprio su questi valori ambientali che occorre continuare. Anch'io sono d'accordo sul fatto, e ci sono stati questi passaggi, perché sapete che il PLIS prima era autonomo, poi è entrato dentro ad essere gestito dal Parco della Valle dell'Ambro. Anch'io penso che questa sia stata un'ottima scelta da parte delle amministrazioni che lo compongono. Ecco, solo una piccola osservazione: mi sembra che in questa nuova redazione forse i due punti più interessanti sono l'articolo 6, consulta del PLIS, e l'articolo 7, comitato del PLIS. Siccome, come dire, anche in questo caso condivido il passaggio fatto dall'assessore Viviani, ritengo opportuno motivare ancora di più le associazioni. Così, a livello solo di proposta, faccio osservare all'attuale amministrazione che, mentre è opportuno che nella consulta vi sia l'assessore o un suo stretto delegato nel lavoro della consulta, che è quello, diciamo così, più politico, forse nel comitato del PLIS l'amministrazione potrebbe scegliere un componente di una di queste associazioni, perché ha un valore, se vedete, consultivo, praticamente di proposta, questa secondo gruppo, al quale comunque possono partecipare i membri della consulta. Ecco, ritengo che sarebbe, come dire, una possibilità di avere dei pareri così più diretti da parte dell'associazionismo. Questa è l'unica osservazione che mi sento così di proporre all'attenzione di voi che state amministrando in questo momento. Quindi, detto questo, concludo ribadendo la nostra intenzione di dare un parere favorevole a questa votazione. Grazie consigliere Cazzaniga. Assessore Viviani, se voleva rispondere. Grazie presidente, ringrazio dell'attenzione da parte del consigliere Cazzaniga e considero le sue ultime osservazioni riguardo alla consulta del PLIS e del comitato del PLIS giuste come osservazioni. Abbiamo già detto infatti che noi come rappresentanti, come consulta del PLIS, abbiamo la speranza di ritrovarci il 30 giugno nella situazione. Per quanto riguarda invece la composizione del comitato del PLIS, volendo noi comunque sia viaggiare sempre in un senso, mi passi il termine, consociativo, nel senso che noi vorremmo, per nominare dei rappresentanti, sentire tutte le realtà dei comuni, nel senso che le amministrazioni si consulteranno tra di loro, consulteranno le associazioni presenti sul territorio, e in quella condizione si farà delle scelte. Cioè Desana, mi permetta, non è che vorrebbe nominare così in autonomia un qualcuno, ma sentendo gli altri componenti del PLIS, riuscire a dare un ventaglio di opportunità alle associazioni. Voglio dire, inutile che noi magari nominiamo in autonomia un componente di un'associazione che magari ha un suo doppione, magari, che ne so, a Renate. Vediamo un po' un attimino di trovare quello che la nostra ricerca è trovare il ventaglio più ampio delle opportunità presenti sul territorio. Le associazioni sul territorio ci sono, ci mancherebbero altro. Appunto per questo vedremo un po' di andare a cogliere quelle caratterizzazioni che hanno le associazioni per comunque sia fare, io dico, creare un mazzo di fiori dove ci sia un fiore diverso dall'altro, in modo tale che ci sia un bouquet
colorato e definito, dove ogni fiore abbia un suo profumo, mi passi il termine così un po' aulico della questione. Vengo fuori da 7 consigli di classe e sono leggermente cotto, mi perdoni consigliere Cazzaniga. Però il discorso è questo, cioè riusciremo sicuramente a dare una, come dire, una composizione equilibrata, non da, magari dal punto di vista politico, ma forse neanche no, ma dal punto di vista delle associazioni presenti sul territorio sicuramente sì. Come dicevo, quando noi ci siamo incontrati nel 19, se non sto parlando un secolo fa, però in realtà già allora avevamo cominciato a ragionare sul tipo, talmente è vero che c'è un passaggio che ho voluto ribadire prima, quando si parla delle associazioni svolte soprattutto da associazioni del territorio, cioè voglio dire, non è che mi deve arrivare l'associazione dei pescatori di, che ne so, di Lissone, tanto per fare un esempio, vogliono, no, vediamo di lavorare con le associazioni presenti sul territorio in modo tale legate al territorio, che conoscono il loro territorio, tutto così. Per cui, ripeto, riassumendo, sicuramente l'articolo 6 e l'articolo 7 saranno argomenti dove comunque sia verrete, il consiglio comunale verrà, o le commissioni, oh, pardon, le commissioni non esiste, i consiglieri e i gruppi consigliari saranno informati. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Consigliere Cazzaniga, ho visto che ha richiesto un attimo la parola, prego. Se no, niente, assolutamente ero completamente d'accordo su quello che si stava dicendo, perché il passaggio è: il comitato è costituito da 8 membri nominati, uno da ogni ente costituente il PLIS, quindi spetterà all'amministrazione di Besana dare, tra virgolette, il nome, è l'unica indicazione, ma sono d'accordissimo anche su questa scelta di sentirvi tra tutte le amministrazioni e, secondo le competenze a disposizione dell'associazione di ognuna, formare quel bouquet di fiori di cui parlava l'assessore Viviani, che permetta di gestire al meglio il nostro territorio, assolutamente. Grazie consigliere Cazzaniga, aspettate che verifico se ci sono altre richieste, no? Allora possiamo passare alla votazione, prego dottor Coscarelli. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Bruscagin Davide. Bruscagin Davide, non la sento. Mi sentite? Adesso sì. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Unanimità, Presidente. Grazie, grazie a tutti per l'unanimità. Volevo chiedere, dottor Coscarelli, dobbiamo procedere anche all'immediata eseguibilità, perché nella proposta di delibera non è specificato. Quindi non so se è necessario, se i consiglieri sono d'accordo, possiamo comunque votarla. Come vogliono, non so quando, se tutti gli altri l'hanno approvata, in ogni caso se l'hanno approvata tutti votiamo a questo punto.
Ecco, se chiedo allora ai consiglieri, non è stata inserita l'immediata eseguibilità nella proposta di delibera. Se siete tutti d'accordo, procediamo comunque alla votazione. Va bene per tutti. Scusi, Presidente, posso votare per primo, che devo uscire solo un secondo? Quindi già il mio voto favorevole. Assolutamente sì. Prego. Amica Sergio Gianni. Favorevole. Grazie. Presidente, comincio anche se ricomincio. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Nerazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Unanimità anche per l'immediata eseguibilità. Presidente. Grazie. Allora adesso passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Revoca a far data dal 15 giugno 2021 della convenzione per la gestione associata del servizio minori e famiglie, periodo gennaio-dicembre 2021, approvata con delibera di Consiglio Comunale numero 53 del 2020 e approvazione di nuova convenzione per il periodo 15 giugno 2021-31 dicembre 2026. La parola all'assessore Barbara Fusco. Prego, assessore. Sì, buonasera. Allora, avevamo già affrontato in novembre l'argomento tutela minori. Riassumendo brevemente, allora, al secondo piano del nostro comune, vicino agli uffici del servizio sociale, è presente il servizio area minore famiglie, che si adopera per la tutela dei minori, per la presa in carico e la gestione delle situazioni che richiedono l'intervento di assistenti sociali, psicologi e specialisti, in stretto rapporto col Tribunale dei Minorenni e il Tribunale Ordinario. I comuni di Albiate, Vesana, Briosco, Carate, Renate, Veduggio Conconzano e Verano Brianza realizzano in gestione associata e suddivisi in due equip, polo di Albiate e polo di Vesana Brianza, il servizio minori e famiglie con apposita sottoscrizione di convenzione. Convenzione che era in scadenza a dicembre 2020. Circa un anno fa i sindaci avevano espresso la volontà di avviare un percorso di rinnovo per predisporre un modello operativo più rispondente alle esigenze dei destinatari del servizio dell'area minori famiglie. Quindi si era il rinnovo di queste modalità avrebbe comportato la necessaria stipula di nuovi accordi fra i comuni e pertanto si era deciso di rinnovare per la durata di un anno la convenzione in essere alle medesime condizioni. In maggio di quest'anno si è riunita nuovamente l'Assemblea dei Sindaci e quello che è importante capire è che il 15 giugno 2021 si passerà dal comune capofila Albiate a Carate Brianza, quindi il comune di Carate Brianza che ha rinnovato il piano terra della palazzina della polizia locale, creando un nuovo spazio esclusivamente dedicato all'area minori famiglie, ed il polo di Albiate si è trasferito nel polo di Carate. Anche qui a Vesana, sensibile a questo tema, adegueremo il piano dei servizi sociali perché ormai gli spazi non sono più sufficienti e abbiamo deciso di destinare l'intero piano dell'area, l'intero secondo piano del comune, comprendendo anche un nuovo spazio per l'area minori famiglie. Inizieremo però i lavori l'anno prossimo. Quindi quello che abbiamo discusso a fine anno scorso rimane invariato,
ma quello che è importante è perché arriviamo ancora adesso a modificare questa condizione, perché i contratti in essere della gestione di questo servizio scadranno a fine giugno 2021 e verranno prorogati fino a dicembre 2021. Si è deciso di procedere attraverso l'espletamento di una gara. Siccome i tempi di una gara sono lunghi, quello che è importante approvare in questa convenzione è innanzitutto il nuovo comune capofila per la gestione di questo servizio, che passa dal Biate al comune di Carate, ed è quindi importante che tutti gli 8 comuni approvino questa convenzione affinché il comune di Carate possa iniziare a preparare la gara. L'altro cambiamento importante è che a partire dal secondo semestre 2021 sia noi a Besana, a partire però dall'anno prossimo, perché i lavori li faremo l'anno prossimo, riceveremo un rimborso, una sorta di, definiamolo, canone d'affitto, che l'Assemblea dei Sindaci ha stabilito in 50 euro al metro quadro. Un altro cambiamento è quello dello staff. È stato individuato questo organo che affiancherà il comune capofila, che è quello dello staff, che è composto dagli attuali 4 responsabili che lavorano all'interno dell'area minore famiglie. Per Besana la dottoressa Tettamanzi, per Carate la dottoressa Santopolo, per Verano la dottoressa Fumagalli e per Albiate la dottoressa Ciardo, che coordineranno e sosterranno tutte le azioni di supporto a questa area. Poi un'altra novità è all'articolo 2.2 che si è inserita la possibilità del recesso dei comuni dalla convenzione. Niente, come avete letto nel verbale dell'Assemblea dei Sindaci, questo servizio è stato particolarmente colpito come tanti altri servizi, ma l'area minore nel periodo della pandemia, ma l'area minore famiglia ha visto davvero un aumento esponenziale della casistica. E anche per questo che il monte ore del personale che si adopera a questo servizio non è più sufficiente. In virtù di questo, come amministrazione, abbiamo deciso di accogliere la richiesta della nostra responsabile dei servizi sociali, la dottoressa Tettamanzi, di andare a concorso, per cui Besana, fra meno di una settimana, a partire da lunedì, espleterà le prove per assumere un assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato che si occuperà dell'area minore famiglie, ovvero non solo della tutela della casistica che arriva dal Tribunale Ordinario, dal Tribunale dei Minorenni, ma proprio di tutta l'area che oggi è colpita a seguito della pandemia. Poi una cosa che ci tenevo a dire è sul preventivo che avete trovato in allegato. Nel preventivo di sede è stata chiesta la modifica perché e poi verrà ovviamente modificata, perché sul prospetto triennale alla voce per l'assistente sociale sono riportati per Besana Brianza 23.203,32 euro, che non ci saranno più perché poi assumeremo direttamente l'assistente sociale. L'obiettivo è ovviamente quello di dare certezza e continuità delle figure professionali che stanno lavorando in questa area, che sta diventando, appunto, come dicevo, sempre più complessa e delicata. Quindi lo staff inizierà fin da subito a lavorare per predisporre gli atti della gara da inviare alla CUT, perché questa è una gara che supera i 750.000 euro, perché copre ben 3 annualità. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine dell'anno con l'aggiudicazione della nuova cooperativa, e ovviamente la gara non viene fatta solo per le figure di assistente sociale e psicologi, ma anche per gli altri incarichi, ovvero l'assistenza pubblica domiciliare, perché oggi sono 2 grossi lotti portati in gara, uno è il personale e uno è l'assistenza educativa. E questo, niente di più. Grazie Assessore Fusco. La parola al consigliere Tettamanzi. Prego, consigliere Tettamanzi. Sì, grazie Presidente. Volevo solo confermare che voteremo a favore della proposta di convenzione. Condividiamo il servizio associato per l'area minori e famiglie. Volevo un chiarimento rispetto al discorso dell'assistente sociale che andiamo ad assumere. Perché ho visto che
Vabbè, il prospetto, come ha detto l'assessore Fusco, contiene la ripartizione del costo dell'assistente sociale, quindi non capisco più che prospetto approviamo, cioè perché è allegato alla convenzione questo prospetto. Lo approviamo per gli anni 2022-2023 senza la ripartizione di costo sul comune di Pesana. E l'altra cosa che volevo capire, perché non so come funziona il servizio, cioè la nostra assistente sociale per i casi di Pesana parteciperà all'equipe e per questo noi non abbiamo una ripartizione di costo relativa all'assistente sociale? Prego, assessore Fusco, se vuole rispondere. Sì, abbiamo già chiesto la modifica per quanto riguarda quei 23.000 euro del costo che ovviamente poi passerà sotto il nostro personale. Però c'è anche da dire che attualmente è così. Grazie, assessore Fusco. Chiesto la parola al consigliere. No, no. Pensavo mi fosse sparito il microfono. No, volevo dire sì, che abbiamo chiesto la modifica per eliminare questi 20. Poi l'assistente sociale assunta direttamente passerà sotto il costo del personale del comune di Pesana. Però in realtà neanche questo, perché tramite l'ufficio di piano, grazie al fondo povertà, abbiamo avuto la possibilità di assumere, cioè hanno chiesto al comune che aveva l'intenzione di assumere una nuova assistente sociale perché il fondo povertà avrebbe coperto questa spesa. Non sappiamo ancora per quanto tempo, ma si immagina intanto per almeno i 3 anni della durata del fondo povertà. Quindi per i primi 3 anni non avremo questo costo. Però ad oggi è così, per quello è scritto così, perché il concorso ci sarà a partire da lunedì di settimana prossima lo scritto. Per quanto riguarda la dottoressa Tettamanti, lei ad oggi è già coordinatrice dell'area minori del polo qui di Pesana e il suo costo è già quello di responsabile del servizio sociale di Pesana, cioè non rientra nel costo della tutela minori. Non so se mi sono spiegata bene. Grazie assessore. Consigliere Tettamanti a posto con la... Perfetto, allora la parola al consigliere Alfieri che ha chiesto di intervenire. Prego, consigliere Alfieri. Sì, grazie. Non è il mio campo specifico, però mi sembra di capire che si stia andando verso quegli auspici di maggiore attenzione a questo settore, in particolare la tutela minori, di cui avevamo parlato proprio in occasione del rinnovo della convenzione per un anno lo scorso novembre, no? Se come mi sembra di capire l'assunzione di una nuova figura a organico permetterà una maggiore stabilità di rapporti, di relazioni con le famiglie interessate, penso che sia proprio questo l'esito positivo anche così delle indicazioni nostre e delle indicazioni del Consiglio, per cui siamo più che favorevoli per introdurci con queste modalità nel nuovo assetto. Fra l'altro penso che costituire il polo a Carate forse già questa mossa sia, come dire, migliorativa per tutti, però ripeto, non sono un tecnico nel settore, però mi sembra di leggere queste due indicazioni di cui chiedo conferma. In ogni caso il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Sì, allora praticamente saranno i 4 comuni che ad oggi sono sotto il polo di Albiate a passare sotto il polo di Carate Brianza, mentre gli altri 4 comuni che sono con noi qui già oggi in equipa Pesana rimarranno qui. Gli creeremo solo degli spazi più idonei perché ad esempio servirà già il posto della nuova assistente sociale che stabilizzeremo. Ci tengo anche a dire che è sempre stata un'area dove le amministrazioni, anche precedenti, hanno prestato sempre attenzione. Noi ad oggi quello che stiamo facendo è grazie all'opportunità anche che abbiamo avuto tramite l'ufficio di piano è quello di coglierla e stabilizzare un assistente sociale. Poi la dottoressa Risati, devo dire la verità, che ci ha appena lasciato, è stata qui almeno 10 anni, anche lo psicologo il dottor Zanaboni è stato qui credo quasi una decina d'anni anche lui già in servizio, e la nostra responsabile Tettamanti che coordina la tutela minori comunque lavora qui da 20 anni. Quindi un po' di stabilità ce l'avevamo già. L'attenzione, davvero ci tengo a risottolinearlo, c'è sempre stata anche da parte delle amministrazioni precedenti,
e l'atto importante che andiamo a fare, accogliendo la richiesta della nostra responsabile Tettamanzi, è quello appunto di aprire questo concorso. Lo scritto ci sarà già questo lunedì, e poi stabilizzare questa persona come personale del nostro comune direttamente. Grazie Assessore. Intanto volevo comunicare al dottor Coscarelli che il consigliere Gatti è uscito pochi minuti fa, quindi è assente adesso. Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione per la revoca della convenzione per la gestione associata del servizio minori e famiglie, approvata con delibera numero 53/2020, e per l'approvazione della nuova convenzione per il periodo 15 giugno 2021-31 dicembre 2026. Dottor Coscarelli. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Roberto Alessandro. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Corbetta Alessandro. Corbetta Alessandro. Favorevole. 15 favorevoli. Favorevole, mi sentite? Sì, preso atto. Favorevole. Grazie. Vado con l'immediata seguibilità. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Corbetta Alessandro. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole, favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatori Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Favorevole. Tettamanzi Maria Giovanna. Favorevole. Villa Fabrizio. Favorevole. Cattaneo Andrea. Favorevole. Maddaloni Stefano. Favorevole. Alfieri Piero Angelo. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Unanimità, 15 favorevoli. Presidente. Grazie. Allora, abbiamo concluso. Ringrazio tutti i consiglieri e auguro a tutti una buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Buona serata. Arrivederci.